Bella a tutti ragazzi, sono Gozzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a vedere le meccaniche per quanto riguarda il dungeon tier 2 Carmine Rage Island. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito le meccaniche del primo minigioco. È molto semplice, un player casuale avrà un occhio sopra la testa e vedrà un mob con un'aura rossa attorno. Bisognerà uccidere solamente quel mob, altrimenti se viene ucciso un altro mob all'infuori di quello, esploderà e farà danno a tutti, meccanica one shot. L'occhio cambia da player a player, quindi bisogna fare attenzione. Questa meccanica andrà avanti fino a quando tutti i mob non saranno morti. Eccoci arrivati all'arena del primo mini boss. Dopo l'attivazione della fiamma centrale, sulle rocce accanto a voi appariranno dei simboli con dei colori e successivamente sulla vostra testa. Voi dovrete ricordarvi la posizione della pietra. Se sbagliate rimarrete stannati e non avrete lo scudo, che vi parlerà dalla meccanica AoE One Shot. Dopo un po' di combattimento con il boss, farà la stessa meccanica, soltanto che i simboli saranno cambiati, ma la procedura è la stessa. In questo punto del dungeon appariranno dei cerchi rossi sotto di voi, è importante non sovrapporli a quelle degli altri player. Questa meccanica, ricordatevela, perché sarà presente nel prossimo mini boss. Eccoci arrivati nella sua arena, basterà volare e arrivare nella prima piattaforma. Durante il combattimento appariranno gli stessi cerchi che avete visto prima, l'importante è non sovrapporla a quella degli altri player. Successivamente il mini boss farà un attacco verso un player con una parata da effettuare in movimento, altrimenti il fuoco che vi sputa vi butterà giù dall'arena. Dopo un po' di combattimento il boss lascerà questa bomba al centro, bisognerà prendere il rampino e volare nella prossima piattaforma. Ad un certo punto il boss lascerà queste bombe sopra la sua arena, bisognerà spingerle con gli autoattacchi e buttarle giù. Il tank potrà spingerle con la sua abilità. Come prima il boss lascerà la bomba al centro e bisognerà riprendere il rampino e andare nell'ultima zona. Eccoci arrivati all'arena del boss, Gaitan, per gli amici Gaetano. Questa è la giusta disposizione dei membri del party, ovvero due DPS ranged dovranno stare distanti dal boss e distanti tra di loro, mentre gli altri membri del party dovranno stare dentro al rettangolo blu e il tank dentro al rettangolo rosso, ovviamente dalla parte opposta di dove mi trovo io in questo momento. Questa disposizione dei player sarà molto utile per evitare i danni di tante meccaniche. Ma adesso andiamo a vederle. Il boss inizia subito con una giravolta su se stesso che farà danno a tutti i melee, tank e DPS. Per i DPS melee è consigliato di spostarsi. Immediatamente lancerà una manata per terra con tre raggi e subito dopo una parata, questo in direzione del tank. Dopodiché ci sarà un'altra manata verso il membro del party più lontano. Più il membro del party sarà lontano dal boss e meno saranno le probabilità che dovrà effettuare la parata. Dopodiché farà una carica sull'altro player più lontano e infine l'ultima carica sul tank. Importante avvicinarsi sotto al boss tutti quanti, questo perché il tank shielderà tutti i player e si prendono meno danni. E subito dopo ci sarà una parata da effettuare. Ci tengo a specificare che si può anche fare normalmente e quando fa la carica basta fare una parata in movimento, però è molto più complicato a mio avviso. Successivamente le meccaniche rinizieranno, ma questa volta dopo che aver effettuato le tre cariche e siamo tutti sotto al boss per prenderci lo shield del tank, è importante che l'healer del party corra subito al centro dell'arena, ma non dentro il cerchio. Questo perché il boss attaccherà 4 persone ai 4 pali. 2 persone non saranno legate ed è importante che l'healer sia una di queste. Questo perché dovrà girare e curare dei membri del party. Le due persone che il boss non attaccherà ai pali sono quelle più vicine a lui, ovvero al centro dell'arena. Due persone casuali avranno dei marchi addosso. In questo caso io ho il marchio dell'ascia, ovvero subirò danni nel tempo e l'healer dovrà fare più attenzione a me. Un altro player invece avrà un'ascia in rotazione attorno a lui, semplicemente basterà schivarla. Adesso andiamo a vedere la meccanica che ci permetterà di liberarci dalle catene. Il boss alzerà la sua arma al cielo e farà un attacco casuale contro un player random. Come vedete, una zona dell'arena diventerà infuocata. Il player dovrà lasciarla anche abbastanza in fretta per non essere one shottato. Questa meccanica è one shot.
così che il boss col suo colpo rompa la catena. È normale rimanere stannati per qualche secondo. Importante in questa fase è: se sei il primo, vai a destra o a sinistra, non cambia. Se sei già il secondo a doverti liberare, vai già in una zona che è stata liberata, così da evitare di liberarti, rimanere stannato e che il boss faccia la sua meccanica in quella direzione. Il boss farà 4 attacchi per liberare tutti e 4 i player. Dopodiché le meccaniche rinizieranno. Ragazzuoli, queste sono le meccaniche del dungeon Carmine Rage Island. Spero di esservi stato d'aiuto. Vi ricordo di lasciare un like e un commento. Nel mio canale potete trovare delle playlist dove vi spiego tutte le meccaniche di tutti i dungeon e tante altre guide. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!